Bella a tutti ragazzi, qui è Giovedrenesanta e ben ritrovati nel mio canale. Oggi signori siamo qui finalmente tornati con il quarto episodio con la carriera allenatore con il Milan. Nell'ultimo video abbiamo cambiato modulo, siamo passati ufficialmente al 3-5-2. Quello di prima era un 3-5-2 fasullo, adesso il 3-5-2 perfetto. E qualche risultato si è visto. In classifica non siamo poi messi così tanto male, siamo ottavi ma abbiamo una partita in meno rispetto alle altre, quindi in teoria possiamo andare a quota 25 e agganciare praticamente il Sassuolo che si trova al quinto posto. L'obiettivo ovviamente è quello di arrivare in Champions League, ma ci possiamo accontentare anche di un piazzamento in Europa League, visto che in tutte quante le mie carriere non ho mai giocato l'Europa League, perché se ci fate caso siamo sempre arrivati in zona Champions, non siamo mai arrivati sesti, quinti, e di conseguenza magari per rendere questa carriera anche un po' più realistica possiamo fare prima lo step dell'Europa League e poi lo step della Champions League. Noi comunque proviamo a fare del nostro meglio. In questo video, signori, andremo anche a fare il calciomercato, perché giocheremo di sicuro tutte queste partite del mese di dicembre e poi inizierà il calciomercato. Vi ricordo che c'è qualcuno che non mi sta convincendo, uno tra tutti, raga, Douglas Costa. Quindi non voglio scartare subito un giocatore, però se riusciamo magari a infilarlo in qualche trattativa, forse possiamo fare un bel colpettino, perché effettivamente ragazzi Douglas Costa in quella posizione forse non va molto bene. Potremmo prendere qualcuno un po' più difensivo che ti fa tutta quanta la fascia. Ancora non ho in mente nessun nome, però ci penseremo più avanti quando ovviamente inizieremo il calciomercato. Detto questo, comunque la formazione è questa qui. Leao mi ha chiesto di giocare e di conseguenza ragazzi lo voglio far giocare al posto di Ibrahimovic. Sarò pazzo, sarò deficiente, però ho avuto veramente parecchie difficoltà a giocare con quel tipo di giocatore, quindi abbiamo praticamente due attaccanti molto agili, molto veloci, speriamo che vada tutto bene. Leao non voglio perderlo dal punto di vista mentale, perché l'anno prossimo resterà solo Leao. Ibra si ritira, Rebic è in prestito, quindi Leao cresce, ci voglio puntare, non voglio che si arrabbia e che magari mi chieda la cessione. Detto questo, andiamo a giocare, siamo in trasferta con il Parma, queste qui sono le nostre scelte e noi signori ci vediamo in campo. È tutto pronto signori, ci siamo, prima partita di questo video, Parma-Milan. Calma. Jacoponi, cross di testa, Kučka, 1-0, ennesimo colpo di testa subito, ennesimo gol su colpo di testa, l'ex della partita Kučka. Siamo sotto, Krusevski, occhio, Kurtic, Jacoponi, fermata, arriva lì, parata di Donnarumma, miracolosa ragazzi, ci tiene in piedi sempre Donnarumma, Paquetà contropiede, attenzione qua, Leao, di prima per il Papu Gomez per fare 1-1, Gomez, e calcio di rigore netto, e questo è cartellino rosso, questo è cartellino rosso, se non lo dai sei un pusillanime, rosso ragazzi, rosso per Bardi, calcio di punizione, non è vero, calcio di rigore per noi, la batte il Papu Gomez. Andiamo a sinistra e c'è l'errore, lo sbaglia il Papu, il rigore. Gervinho indietro, 2-0 Parma. Sapevamo delle difficoltà di questa carriera. Ibra, siluro di Zlatan Ibrahimovic, pallone fuori. Sappiamo che il Milan vive una situazione disastrosa. Cornelius, Gervinho fuori gioco. Grassi, miracolo, era tutto regolare, ha fatto un miracolo devastante Donnarumma. Altrimenti Parma 3 Milan 0. Ancora loro, Kučka fuori gioco, occhio Cornelius, finta Cornelius sinistro, giro parato Donnarumma sulla respinta, ancora Donnarumma ragazzi, incredibile. Paquetà, non ho parole, contropiede, ma questo Parma ragazzi è sbilanciato, sta cercando di fare pure il 3-0. Leao, incrocia Leao, 2-1, 76esimo. C'è ancora tempo ragazzi, non è finita, c'è ancora tempo, mancano 15 minuti. Gervinho, attenzione qua, Gervinho, fermato Gervinho, perché sì, no, ma che cosa? Doppietta di Grassi, incredibile. Kučka, attenzione qua, Kučka, non si ferma ragazzi. Romagnoli, madonna, arbitro fischia per pietà, per cortesia, no ragazzi, ha giocato il 4-1, parati Donnarumma e l'arbitro fischia la fine, anzi no, era fuori gioco, ma comunque adesso l'arbitro fischia la fine, questo Milan cade contro il Parma con l'uomo in più. È tosta,
È tosta, signori, è tosta, ma questa carriera è realistica, è difficile e mi piace. Avanziamo. Allenamenti per noi con Maldini. Dai, dai, Maldini, ti stiamo aspettando. Manchi solo tu, manchi solo tu. Fatto sta che non ci resta che avanzare nel calendario. Hernandez ci ringrazia, ma ci sono troppe incognite, ragazzi. Ci stavo pensando prima, ci sono troppe incognite in questa squadra, troppe cose che non vanno bene, troppi giocatori che non mi hanno convinto. Cioè, guardando questa squadra, non mi convince Bennasser, non mi convince Kessi, non mi convince Paquetà, non mi convince Douglas Costa, non mi convince nessun attaccante. È veramente una brutta situazione, ragazzi. È veramente una bruttissima situazione. Stiamo avendo molte difficoltà, ma come ho detto prima, forse è meglio così. Rimettiamo Ibrahimovic, Ibrahimovic Leao, Gomez COC, Bennasser fuori, ragazzi, dentro Paquetà. Che sì, ragazzi, è un bidone clamoroso dentro Bonaventura. Douglas Costa a destra confermato perché c'ho solo lui. Magari lo posso mettere un po' più offensivo, ragazzi, Douglas Costa, sperando di spingere di qua avendo il modulo sbilanciato. Non lo so, ragazzi, proviamo ad agire in questo modo. La difesa è una cosa che mi sta dando soddisfazioni, perché i tre difensori centrali, più Caldara in panca, più Donnarumma, mi stanno convincendo veramente, veramente tanto. Anche se stiamo subendo parecchi gol, però non si può migliorare in quelle zone, quindi sono contento di quello che stiamo facendo. Rebic però vuole giocare, Rebic vuole giocare, quindi, ragazzi, visto che altrimenti si lamenta, mettiamo Rebic. 8 dicembre 2019. Non guardiamo la classifica, altrimenti ci sentiamo male. Questa è la squadra e noi ci vediamo in campo. Attenzione a Orsolini, perché è ancora nella nostra lista del mercato. Ci siamo, signori, è tutto pronto. La neve a Bologna inizia ora. Bologna-Milan, una partita per il Milan vitale. Attacca il Bologna. Oh, respinta, rovesciata. Madonna mia, ragazzi. Dai, testa, 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 concentrati. Donnarumma quanti gol ci sta salvando. E la blocca anche. Che portiere Donnarumma, è troppo forte, raga. Olsen, occhio Olsen. Donnarumma, tieni Thiago Silva sulla linea. E poi Donnarumma. Mamma mia, stiamo giocando con il Real Madrid o stiamo giocando con il Bologna, ragazzi? Pazzesco. Di testa, 1-0. No comment, raga. No comment. Madonna, sono indemoniati, raga. Indemoniati. Tacco, occhio, destra, giro. Ok, arrivederci, raga. Chiudiamo tutto. Chiudiamo tutto e beh, basta. E basta, perché non è possibile, raga. Cioè, sta squadra è micidiale, raga. Sta squadra è micidiale. Cioè, sto giocando ogni partita contro il Real Madrid. Non è possibile. Non è possibile una cosa del genere. Cioè, ci stiamo mettendo del nostro, ma non stiamo facendo nulla. Non riusciamo a fare niente. Sono troppo potenti gli altri. Olsen, Palacio, via Romagnoli, via Militao. Oh, porca, ormai, ragazzi, è finita. No, nessuno ci va. Non mi ha chiamato il difensore. Ibrahimovic, Rebic, 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 parata, respinta. Allenamenti. Modulo perfezionato. Il modulo con cui io gioco meglio. 4-2-2-2 con Militao che può fare il terzino destro, Teo Hernandez confermato a sinistra, Romagnoli, Thiago Silva al centro, Paquetà, Bonaventura. A sto punto, ragazzi, li confermo. Anche se sinceramente forse in questo modulo è meglio avere qualcuno un po' più difensivo come che sì. Quindi facciamo che sì Bonaventura. A destra da Douglas Costa, Rebic, Ibra, Gomez. Questo è quello che possiamo fare. È tornato anche Boga, che lo metto in panca. È tornato anche Leao, che lo metto in campo al posto di Gabbia. E Maldini è triste perché vuole giocare, ma è ancora presto. È ancora presto, è ancora presto. Andiamo a simulare questa gara. Come ci eravamo promessi, questa partita con il Sassuolo andava simulata, va simulata. E quindi vediamo un po' se almeno sulla carta questo modulo funziona. 1-1. Bah. Vabbè, 21 dicembre 2019, tocca a noi. Ho quasi paura di giocare questa partita, ragazzi. È la prima volta che mi capita in 4 anni di carriera. Ho paura a giocare. Vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Siamo in trasferta, queste qui sono le divise. Modulo nuovo, formazione nuova, sfidiamo l'Atalanta. Squadra peggiore non ci poteva capitare. Questa è la squadra e noi ci vediamo in campo. È tutto pronto, signori, ci siamo, segno della croce. Purtroppo bisogna fare questo e inizia adesso Atalanta-Milan con nuovo modulo. Iniziamo praticamente una seconda stagione. Qui a gennaio si fanno delle riflessioni importanti sul mercato.
Voglio una bella risposta da parte di Douglas Costa, perché non mi sta assolutamente piacendo. Douglas Costa, primo pallone, accelera, mettila dentro. Madonna mia, mi pure sbaglio sto tocco facile, porca miseria. Che sia, ancora ne comunque t'ho visto di prima. Ok, 1-2. Occhio, Gomez, il Papu Gomez, parata di Gullini. Prima azione da parte del Milan con l'ex della partita, il Papu. Castagne, cross, secondo palo di testa, Malinowski. Vabbè, però ragazzi, che cavolo devo fare? Cioè, stavamo giocando bene, quello che non segue il difensore, guardate lì, il difensore che non segue l'attaccante, da solo sul secondo palo. Ma si può prendere un gol così in Serie A? Malinowski, Buonaventura, attenzione qua, accelerata, 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 Jack, 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 allarga della toto per Ibra, quanta lentezza, Ibrahimovic si gira, colpo di tacco random, Buonaventura, bello! Tacco, Ibra, Ibra, che cosa ha fatto? Rigore! No, vabbè, ragazzi, no, no, no. Ma Ibra non riesce a tirare davanti alla porta, stava tirando, poi si è bloccato. Poi è stato messo giù in modo netto. Thiago Silva recupera palla. Cross per Rebic che non la prende. Reazione del Milan di orgoglio, terzini offensivi. Ancora noi, Rebic, appoggia per Militao di prima per Ibrahimovic. Che se lo sbaglia ancora. Che sì, Buonaventura, Ibra, Ibra, si gira, appoggia di prima. Papu Gomez, la parata del portiere, no, è fuori. Altro gol sbagliato. Buonaventura, attenzione qua, sono messi male. Jack, 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 filtrante per il Papu che è stanchissimo e non ce la fa, ragazzi, è stanco il Papu Gomez. Si stanca subito il Papu. Jack recupera, mettila dentro, basta di prima per Rebic. 1-1, strameritato del Milan di Padre Pioli. Assist di Ibra e gol di Rebic. Non meritavamo di perdere pure questa partita, meritavamo anche di vincere. Non c'è più tempo, l'arbitro fischia la fine. Va bene così, cioè non va bene, però l'importante è aver fatto almeno un punticino a Bergamo. Da qui, signori, inizia una nuova era, signori. Qui nasce il nuovo Milan del 4-2-2-2. Allenamenti per Maldini, signori. Non vi dico ancora quando. So che qualcuno mi ha chiesto giù se farlo giocare anche 10 minuti, però calmi, arriverà, ma non è adesso il suo momento. Ora non ci resta che avanzare, perché inizia ufficialmente il calciomercato di gennaio. Purtroppo molti giocatori che voglio prendere non si possono prendere perché si sono appena trasferiti, e di conseguenza io non ho soldi. Quindi io sul mercato ho comunque Buonaventura, che sì, Bennasser, Paquetà non lo vendo, Paquetà no, però non mi arrivano offerte per adesso, non me ne sono arrivate. Se mi arrivano, allora possiamo pensare già da adesso di cambiare qualcosa, altrimenti si va avanti così fino alla fine dell'anno, poi con il nuovo budget si rivoluziona tutto. 6 settimane di stop per Leao, piove sul bagnato. Intanto ho richiamato dal prestito alcuni giocatori per poterli rivendere per fare soldi, speriamo bene. Prima offerta, 9 milioni per il Pippone Rodriguez, giocatore che ho richiamato, accettiamo i 9 milioni e speriamo bene. Ovviamente con 9 milioni non compriamo nessuno, però se riusciamo a fare 3 cessioni così, forse magari riusciamo a fare un bel acquisto, 20, 25, 30 milioni a centrocampo al posto tra Buonaventura e che sì. Con la Sampdoria, ragazzi, non voglio andare a giocare, formazione confermata. Militao purtroppo si è fatto male, come ho detto prima, quindi di conseguenza lì andiamo a mettere Calabria, che è anche un po' arrabbiato perché non sta giocando proprio. Andiamo a simulare 5 gennaio 2020. Da quanto tempo non vinciamo una partita? Madonna mia, 4-0, doppietta di Jack, gol di Ibra, gol di Rebic. Dai ragazzi, dai che stiamo ingranando, dai che stiamo ingranando. Segnali positivi con l'Atalanta, bella partita, adesso una bella vittoria 4-0 con il Milan che consolida il quarto posto. Non è vero, l'ottavo posto, magari il quarto posto. Consolidiamo l'ottavo posto e andiamo fieri di questa posizione. 6 milioni per Halilovic, forza, 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 dal Celta Vigo. Altri 6 milioni, Rodriguez venduto, il nostro budget, ragazzi, sempre di più aumentando. Adesso c'è la partita con il Cagliari, offerta anche per Gabbia, intanto 870.000, accettiamo anche questo. C'è la partita con il Cagliari che noi andremo a giocare sul campo se è in trasferta. E infatti è così, 11 gennaio 2020, il Cagliari si trova davanti a noi in classifica e quindi è l'obbligo fare punti, fare i 3 punti, dobbiamo assolutamente vincere. Questa qui è la squadra, ragazzi, tutti quanti confermati, con Calabria ovviamente a destra. Mi è piaciuta la prova di questa squadra con l'Atalanta, però adesso che ci penso, fuori Ibra, dentro Leao, ragazzi. Leao, Rebic lì davanti, Ibrahimovic non mi piace.
nella realtà è un dio, su questo gioco non riesco ad utilizzarlo. Andiamo a giocare, signori, partita con il Cagliari. Queste qui sono le divise, questa qui è la formazione e noi ci vediamo in campo. È tutto pronto, signori, siamo in trasferta, campo molto molto insidioso, inquadrato Nainggolan, inizia adesso Cagliari-Milan. Anche un bel Nainggolan non sarebbe male, a centrocampo per l'anno prossimo. Poi ci pensiamo. Paloschi, attacca il Cagliari, Paloschi, finta, Paloschi! Mia, se Paloschi te la mette nel 7, porca miseria. Ottantesimo, un TT a Liverpool, non ce ne frega niente. Contropiede, del Cagliari, Cigarini. Thiago Silva respinge in qualche modo. Nainggolan, finta, Nainggolan. Dall'altro lato, che caccia stanno facendo? Pavoletti, ma non si è rotto il crociato. Pavoletti. Tutt'altra velocità, Farago, indietro, Nainggolan. Raga, è veramente assurdo. Destro e Donnarumma ancora. Due di recupero, da nascosta. Di prima, tacco, Rebic. Rebic appoggia, Leao, 1-0, 1-0 Milan, 1-0 Milan, e tutti zittiamo tutti, 1-0 Leao, finisce qua, vince il Milan con una prestazione imbarazzante. Partita con il Parma in Coppa Italia, purtroppo c'è stato uno stop riguardo alle trattative, mi sa che non siamo riusciti a piazzare Gabbia, però Halilovic l'ho venduto, di conseguenza abbiamo la bellezza di 16 milioni, purtroppo con 16 milioni non si può fare niente. Per quanto riguarda invece il Parma, signori, partita di Coppa Italia che andremo a simulare, dopo c'è l'Udinese, partita che è in casa, vediamo se giocarlo oppure no. Sapete benissimo, signori, che su 38 partite ne giochiamo 30, ne simuliamo 8, più o meno quelle più facili in casa. In trasferta si gioca sempre, in casa si gioca con le B, con le prime 12 della classifica, diciamo, mettiamola così, le altre 8 le simuliamo. Partita con il Parma, possiamo andare tranquillamente a simulare, non ho messo Zlatan Ibrahimovic. Dai, non fa niente. Andiamo a giocare così, magari Ibra lo mette lui in campo. 1-0 gol di Leao. Per fortuna che non ho messo Ibrahimovic, perché avrei tolto Leao. Passiamo il turno in Coppa Italia. 3 milioni per Pepe Reina. Tutto fa mucchio. Vai Pepe Reina, dai, tanto ce l'abbiamo un portiere di riserva, no? Pure uno svincolato prendiamo. Donnarumma giocherà tutte quante le partite, ovviamente. Partita con l'Udinese, ragazzi, ancora panchina punitiva per Zlatan Ibrahimovic, che non la prenderà bene, però squadra che vince e non si cambia. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. 19 gennaio 2022, siamo in casa. E 2-0, gol di Rebic e gol di Bonaventura. Ibra è entrato al posto di Leao. Va bene così, con che sì che sbaglia il rigore. L'offerta che potrebbe cambiare la carriera, 24 milioni praticamente per Jack Bonaventura. Cioè, posso chiedere pure di più, ragazzi, ma non mi interessa. Cioè, questa trattativa non deve saltare. Accettiamo, perché potrebbe arrivare l'uomo X. Potrebbe arrivare il centrocampista che tanto stiamo aspettando. No, si è fatto male Calabria. Oh mio Dio. Guarda là, oh, lo stesso ruolo qua a cavacca. Ho infortunato sia, sono infortunati sia Militao sia Calabria. C'è Duarte che può fare il terzino destro, grazie a Gesù. Però, porca miseria, già siamo messi male. Se poi perdiamo pure i giocatori per infortunio, non ne usciamo. Fatto sta, ragazzi, che c'è la partita con il Brescia. Siamo in trasferta e sarà probabilmente, raga, l'ultima partita di questo video. Non so quanto è durato, però voglio vedere un attimo insieme a voi se riusciamo a vendere Bonaventura, perché voglio fare l'acquisto in questo video. Quindi facciamo pure questa partita per aspettare appunto la cessione di Jack. Se lo vendiamo prima della prossima partita, lo compriamo appunto adesso, il nuovo centrocampista, altrimenti nel prossimo video. Maglietta bianca per noi, anzi no, maglietta rosso-nera per noi. Ultima partita del video, questa è la squadra e noi ci vediamo in campo. È tutto pronto, signori, siamo qui, altro stadio che potrebbe essere complicato. Il Napoli, il Milan nella realtà ha vinto, speriamo bene. Inizia ora Brescia-Milan. 22esimo, che sì, attacchiamo noi, Bonaventura, buona per Rebic. Rebic, guardalo, sinistro, è la parola di Andrenacci, porca misera, su che sì. Bonaventura, diventa buona per Leao. Rebic, si gira Rebic, ma pallone sul palo, ma porca miseria, oh, che sfortuna che ci abbiamo addosso. Oh, mamma mia, è una cosa che ci va bene, oh, incredibile. La scosta, ecco la punizione, raga, perché non ho messo Ibra in panca. Indietro, Rebic appoggia, sinistro porta muta, non riesce a tirare Leao. Ma vi rendete conto con che gente ritardata sto giocando io? Neanche a porta vuota è riuscito a metterla dentro Leao. Calcio d'angolo, di testa torre grossa Duarte. Forse usciva fuori il pallone, eh? Andava sul palo, usciva fuori. Però che rischio. Sempre con sti maledetti colpi di testa. Attenzione qua, via Thiago Silva. Che sì, non riesce a prenderla. Che sì, raga, da buttare nell'umido, non sto scherzando, eh. Vai che sì,
sei inutile. Di testa, andata via. Torre grossa, sinistro, Fernandez rimane lì. E Donnarumma la blocca. Incredibile. Soffriamo pure con il Brescia. Occhio, Douglas Costa. Attenzione qua. Leao, Leao si gira. Ok, alla gara l'ha trovato veloce. Gomez, madonna. Gomez. Finta, Gomez. Indietro, appoggia. Leao. Andrenacci. Palek, De Sena. Occhio, aie. Bonaventura contropiede. Niente, finisce qui 0-0. Bonaventura venduto. Adesso abbiamo un budget di 38 milioni, ragazzi. 38 milioni, più o meno sono 35 per l'esattezza, contando anche ovviamente il budget per quanto riguarda gli stipendi. Dobbiamo prendere un centrocampista forte, ma veramente veramente forte, non tanto di overall, ma che sul gioco, che sul campo renda bene, che ci faccia fare il salto di qualità, perché così non riusciamo ad andare avanti. Signori, abbiamo selezionato tantissimi centrocampisti. Purtroppo però mi devo ricredere, perché volevo prendere un grande giocatore, ma mi sono accorto che un grande giocatore noi non possiamo acquistarlo. Ci sono tantissimi calciatori in prestito. Torreira non si può prendere, Bakayoko non si può prendere, tantissimi calciatori molto molto interessanti. Dominguez del Bologna che non si può prendere perché è in prestito. Veramente molti obiettivi sono sfumati. Pensandoci bene, forse è meglio prendere un giocatore che magari sì, attualmente non è fortissimo, però che diventa poi forte 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 negli anni, perché ormai ragazzi la classifica è orribile. Noi siamo ottavi, noni, decimi, non mi ricordo neanche, e difficilmente riusciremo a salvare questo campionato, no? Quindi non ha senso sprecare tantissimi soldi per un calciatore che sì è forte, però possiamo anche spenderne di meno per poi averlo forte l'anno prossimo, visto che questo qua, Eduardo Camavinga, ha potenziale 90, è un 2002, può giocare CC, CDC, si può prendere, non costa neanche tanto. Vediamo un po' a che cifra riusciamo a strapparlo. Non so bene il suo valore, però proverei con 15 milioni per Camavinga. Cosa ci dicono? Affare fatto. Ok, il suo valore iniziale era intorno ai 9-10, solo che siamo negli ultimi giorni di mercato, ovviamente a inizio stagione vale 9-10, ma a metà secondo me già ne poteva valere 11-12, quindi per sicurezza ho fatto 15 per non farlo, per non perderlo, perché se lo perdiamo adesso non ho tempo per fare un'altra volta la trattativa, visto che il calciomercato è fino tra 2 giorni, e di conseguenza dovevo aspettare l'anno prossimo. Lui cresceva di 3-4 di overall e lo pagavamo il doppio, quindi questo qui è il ragionamento che ho fatto. Trattiamo. Ruolo sporadico, 5 anni di contratto e solo 3.000 di stipendio. Accettiamo, signori, stiamo già costruendo il Milan del futuro, perché stiamo facendo come il Napoli attuale, cioè stiamo prendendo giocatori adesso per poi puntarci per l'anno prossimo, perché adesso quest'anno ormai è veramente quasi andato. Visto che ci avanzano dei soldi, prendiamo un canadese, Jonathan David. Questo qua ragazzi è un mostro disumano. Stiamo puntando, come ho detto prima, sul futuro. Perderemo Ibra perché si ritira, perderemo Rebic perché è in prestito. Ci serve un attaccante, prendiamolo già adesso pagandolo poco. Jonathan David costa 13 milioni. Io ne ho 18, però costa 13 milioni al primo anno di carriera. Vediamo se riusciamo a offrirne 13 e con una clausola del 15%. Vediamo cosa ci dicono ragazzi per quanto riguarda questo giocatore. 20 milioni, ragazzi, con clausola potrei prenderlo. Controfferta, ragazzi, proviamo a risparmiare qualcosina, perché cioè con lo stipendio ce la facciamo, però cerchiamo di non pagarlo troppo. 16 milioni più clausola, vediamo cosa ci dicono. 19 milioni più clausola, ragazzi, io potrei accettare. Questo qui è un mostro disumano, ci serve l'anno prossimo assolutamente. Lo voglio prendere, accettiamo. Ruolo sporadico, lo accetta ragazzi, fare lo sporadico? Lo accetta? No, ruolo del turnover, va bene così. Accettiamo il ruolo del turnover per il nostro Jonathan. Per quanto riguarda invece gli anni, 5 anni di contratto, sarà il futuro ragazzi, sarà veramente il futuro di questo Milan e di questa carriera. Lui e il centrocampista che abbiamo preso prima, che ha un potenziale mostruoso, loro due saranno i pilastri del Milan del futuro. Per quanto riguarda lo stipendio, signor, lui guadagna poco, quindi io direi anche di fare 20.000, 25, va bene, accettiamo. Preso. 77 di overall,
Raga, io direi che questo video non so quanto sia durato, però abbiamo preso due giocatori che sono venuti tristi, tra l'altro. David, che ha 5 di piede debole, può fare il COC e l'ATT, e abbiamo preso anche Camavinga. Attualmente sono giocatori che non possono essere utilizzati in teoria, ma preparatevi perché stiamo costruendo il vero Milan dell'anno prossimo. Un Milan che avrà David titolare, avrà Camavinga titolare e avrà anche Maldini. Quindi signori, Maldini, Davide e Camavinga saranno i tre pilastri di questo Milan. Leao resterà, Paquetà spero cresca, Gomez regge ancora e la difesa è coperta. Speriamo ragazzi di fare un bel Milan per l'anno prossimo, perché l'anno prossimo bisogna assolutamente andare in Champions League e cercheremo di qualificarci in Europa League quest'anno per poi vincere l'anno prossimo. Questo è il programma. Io il video lo chiudo qui. Ci vediamo domani signori, lasciate un bel mi piace, massimo supporto, bello!